Per la ricetta di oggi mi occorreranno soltanto pochi ingredienti e una manciata di minuti. Un gustoso secondo piatto perfetto per tutta la famiglia. Filetti di merluzzo in padella, si comincia! Cominciamo subito tostando i pinoli in padella. Fiamma viva. Li salto per qualche istante, così tireranno fuori tutto il loro buon profumo. Eccoli belli sudati, li metto da parte in una ciotolina. Rimetto la stessa padella sul fuoco e ci metto a sciogliere il burro. Questo qui è burro chiarificato. Si tratta di un burro normalissimo da cui viene estratta l'acqua e la proteina del latte. In soldoni, si tratta di un burro che mantiene bene l'alta temperatura. In alternativa, però, va sempre bene l'olio. Mentre lui si scioglie, io metto una bella ciotola sul bancone e dentro farina, sale e pepe. E ora mescoliamo il tutto con una bella forchetta. Il mix è pronto, posso infarinare i filetti. Schiaccio un po' per far aderire il mix. Ora scrolliamo la farina in eccesso e dentro la padella. Adesso li faccio rosolare per un paio di minuti, così diventeranno belli dorati e potrò rigirarli sull'altro lato e continuare la cottura. Belli dorati. Ecco che i filetti sono pronti, abbasso un po' la fiamma e poi li metto da parte in un piatto. Sempre nella stessa padella vado ad aggiungere dell'acqua, poi il prezzemolo che ho già tritato e ancora un pizzico di sale e di pepe. E adesso torno a rialzare alla massima temperatura la piastra e lascio asciugare per qualche minuto. In questo modo otterrò una deliziosa crema. Dopo 4-5 minuti la salsa è finalmente pronta. Adesso ti faccio vedere anche la consistenza. Vedi? Perfetta per nappare i filetti. Filetto nel piatto. Un po' di salsa. Ultimo tocco, i pinoli. Una fragrante crosticina nasconde la delicata carne del merluzzo. La cremosa salsa al prezzemolo e i pinoli tostati ne fanno un piatto da leccarsi i baffi. Questa ricetta ti ha messo appetito? Cucinala anche tu e poi fammi sapere.